Oggi abbiamo ospite l'economista Alberto Berrini che per l'editrice Monti di Saronno ha pubblicato un libro che si intitola Le lezioni della crisi. È stato pubblicato nel 2013 dopo che nel novembre del 2007 Alberto Berrini aveva scritto sempre per l'editrice Monti un altro libro in cui si parlava anche lì di crisi e di derivati. Passano gli anni, ma il tema rimane sempre costante, quello della crisi. Assolutamente sì, purtroppo la situazione è peggiorata, nel senso che più la crisi si dilunga e più gli effetti sociali ed economici si aggravano, quindi magari è meno dirompente, magari se la crisi ha dei dati meno eclatanti, ma dal punto di vista degli effetti sociali, dicevo prima, la situazione non può che peggiorare. Ecco, perché questo titolo, Le lezioni della crisi? Abbiamo ancora da imparare? Sì, abbiamo purtroppo molto da imparare, in particolare vuole mettere l'accento sul fatto che qualcuno ha imparato di più, nel senso che oggi il mondo, escludiamo per semplicità il mondo dei paesi emergenti, rimaniamo al nostro mondo occidentale, abbiamo due realtà, la realtà degli Stati Uniti in cui con tutte le contraddizioni sembrano che siano fuori dalla crisi, quest'anno il PIL crescerà del 2%, il prossimo anno circa del 3%. La realtà europea invece che è una realtà ancora di recessione con prospettive negative anche per quanto riguarda il 2014. Quindi la lezione della crisi è le scelte di politica economica fatte o non fatte rispetto appunto alla crisi. Ecco, nel libro si parla anche di varie teorie che descrivono la lunghezza della crisi e le caratteristiche di questa crisi. Spesso si utilizzano delle lettere alfabetiche per descriverla. Ecco, in quale fase siamo? Sì, diciamo che gli economisti per semplificare usano appunto, come dicevi tu, le lettere dell'alfabeto. Diciamo, abbiamo capito che non è una crisi a V, cioè una grossa botta all'ingiù, per usare un termine gergale, e il rimbalzo. Poi la situazione, diciamo, peggiore, quella che è stata vissuta negli anni 30, cioè un grosso crollo del 29 e la L, cioè la base della crisi da cui non si esce più, la lunga depressione, oggi siamo sicuramente, o eravamo stati almeno nella U, cioè la grande fase di discesa della crisi, la base della U rappresenta la crisi e poi c'è la ripresa. Diciamo, tanto più è lunga la base della U, tanto più vuol dire che la crisi è molto grave. Cosa dice la storia? La storia dice che quando la crisi è molto grave, come quella che stiamo vivendo, non basta il mercato, cioè le forze autonome private del mercato non sono in grado di farci uscire dalla crisi. Allora, dove lo Stato e le banche centrali sono intervenute pesantemente, si è usciti dalla crisi, vedi Stati Uniti. Dove invece si fa la politica dell'austerità, cioè l'austerità vuol dire questo, io taglio i debiti pubblici, quindi creo risorse per i privati, grazie a queste risorse si uscirà dalla crisi, questa è la scelta dell'austerità. Bene, dove si è fatta questa scelta, la ripresa non sta avvenendo, anzi i tagli ingenerano aspettative negative su consumatori e imprenditori e la crisi si sta avvitando. Quindi diciamo che per gli Stati Uniti siamo nella fase ascendente dell'ultimo lato della U, purtroppo per l'Europa siamo ancora sulla base. Ecco, quindi infatti il sottotitolo del libro recita un'agenda per una nuova politica economica, no? E quindi è interessante la seconda parte del libro perché proprio vengono analizzate le diverse opzioni di uscita e si fanno anche delle proposte, se vogliamo, innovative che non abbiamo ancora visto nella letteratura pubblicata. Si parla di keynesismo strutturale, si parla di New Deal. Ecco, vuole dirci qualcosa a questo proposito? Sì, allora ovviamente qui entriamo Un po' nel tecnico. un po' nel tecnico, per cui diciamo questo, che parliamo del New Deal. New Deal vuol dire il nuovo patto, cioè di fronte a una grande crisi del 29 che non essendo intervenuti provocò una grande depressione per 4 anni, nel 33 Roosevelt inventò il New Deal, cioè un intervento pesante dello Stato di politica economica, no? Si fecero le dighe, si rimise in moto l'economia. Ecco, diciamo che oggi serve esattamente la stessa cosa, cioè un importante intervento dello Stato a sostegno dell'economia. Ovviamente è un nuovo New Deal, perché fare le dighe non vuol dire fare il ponte sullo stretto, perché fare le dighe voleva dire fare l'energia elettrica. Quindi oggi servono le autostrade informatiche, servono gli interventi a livello ambientale. Quindi per tornare alla parola un po' difficile, keynesismo strutturale, cioè Keynes era quell'economista liberale che diceva che quando c'è un vuoto di domanda lo Stato interviene e copre questo buco. Ecco, solamente che quello è un
un lato del problema, cioè il lato della domanda. Per esempio, le attuali proposte che dicono di ridurre le tasse su lavoro e imprese vanno in questa direzione, cioè se noi riduciamo le tasse sui lavoratori, sugli stipendi, sui salari e sulle imprese, questi hanno più soldi per poter spendere e generare quindi domanda e consumi. Però se l'Italia rimane indietro, cioè se non siamo abbastanza competitivi, noi potremmo comprare dei beni che sono importati. Allora serve anche il livello, diciamo, il lato dell'offerta, cioè il lato strutturale. Serve fare investimenti per creare delle aziende competitive. Qui serve sia l'investimento privato che quello pubblico. Mi rendo conto che sono concetti, due parole difficili da spiegare, però l'idea è quella che serve sia un sistema industriale che sia in un mondo globalizzato che sia più competitivo, ma serve anche redistribuire ricchezza a chi oggi sta male e non può comprare, quindi non può creare domanda. Ecco, nel libro c'è anche un capitolo, diciamo, di note dolenti quando si parla del sistema Italia, no? Analizzando i vari paesi si parla del sistema Italia ancora in chiave abbastanza, diciamo, critica. Ecco, come mai non riusciamo a distinguerci rispetto agli altri paesi? Cosa possiamo proporre, ecco, per davvero arrivare a una svolta? Ma diciamo che quello che si diceva prima vale per tutti, ma vale soprattutto per l'Italia. Diciamo che i problemi dell'Italia nascono dal fatto che l'Italia è ferma, in termini economici è un modo così per dire, insomma, stiamo facendo poco, da metà degli anni 90. Quindi i problemi che stiamo vivendo dipendono in parte sicuramente dalla crisi, ma in parte dalle scelte che non sono state fatte. Per esempio in Italia sono anni che non facciamo politica industriale, quindi che non ci sono degli indirizzi strategici, cosa che per esempio non è avvenuta in Germania. Quindi c'è un lato, ripeto, della crisi che appunto dipende dall'andamento congiunturale mondiale, ma un altro lato che dipende dalle nostre scelte. Diciamo che l'Italia ormai da una quindicina, vent'anni non riesce a stare al passo con quella che si chiama la globalizzazione. È esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto negli anni 50 e 60, dove invece da paese fondamentalmente contadino abbiamo fatto delle scelte che ci hanno invece portato ai primi posti nel mondo. Vi do un dato, l'informatica con Olivetti nasce in Italia, quindi il maggior settore che invece noi abbiamo dismesso per scelte sbagliate di politica industriale e il maggior settore industriale e strategico attuale era nato in Italia, quindi l'Italia ha dei grossi problemi. L'altro aspetto brutto è il versante sociale, cioè la gente fa sempre più fatica. Io collaboro con la Caritas, i miei amici della Caritas mi dicono che siamo arrivati, nel libro è scritto, ma non, credo di non sbagliarmi, a 126 milioni di pasti erogati, e all'inizio della crisi questi pasti per queste persone in difficoltà riguardano soprattutto immigrati, oggi riguardano tutti, e la cosa più grave è che due pasti su 10 riguardano bambini sotto i 5 anni, quindi sotto i 5 anni, quindi, e un'altra percentuale molto elevata riguarda persone anziane. Quindi è vero che abbiamo ancora un dato generale di ricchezza, ma è anche vero che la fascia del disagio sociale sta aumentando purtroppo molto molto velocemente. Ecco, quindi sono interessanti le pubblicazioni del dottor Berrini, perché oltre a, diciamo, a pescare da tutto un discorso teorico e di letteratura, proprio anche con questa collaborazione con la Caritas diocesana, col Fondo Famiglia Lavoro, con strutture sindacali, eccetera, c'è la possibilità di toccare anche con mano quali sono gli effetti delle politiche e delle teorie economiche, no? Un'altra collaborazione preziosa di Alberto Berrini, che riguarda anche Editrice Monti, che è socia in questa cooperativa editoriale, e quella con il mensile Valori, che riguarda il mondo dell'associazionismo, di banca etica, dell'economia sostenibile. Ecco, ci può dire qualcosa, visto che lei è editorialista e quindi ogni mese tratta una tematica abbastanza delicata, ci può dire qual è il suo osservatorio da questo punto di vista, proprio collaborando con un mensile di economia ma così particolare come quello di Valori? Diciamo che come editorialista faccio quello che sto facendo nel libro, anzi il libro spesso è un modo per fare il punto su riflessioni, su studi che si fanno mese per fare editoriale, poi a un certo punto metti un punto, uno stop per dire facciamo una valutazione, non so, dell'andamento economico degli ultimi due anni. Diciamo che però quella rivista esprime tutto quel mondo di economia nuova che, pur facendo cose concrete, però cerca di guardare avanti e proporre delle
delle alternative, insomma. È un po' il messaggio che nell'ultima enciclica, quella della Caritas in Veritate, in cui si dice che sì, c'è l'economia, c'è il mercato, ma ci sono tanti tipi di mercato, quindi il commercio esiste, è fondamentale, ma il commercio può essere equo e solidale. Ci sono modi e modi diversi per fare finanza, quindi è un osservatorio che guarda avanti, ecco, quindi un'utopia, ma un'utopia molto concreta di gente che cerca di fare concretamente qualcosa di diverso. Dopodiché in Italia c'è talmente molto da fare che in tutti i campi, sia nell'economia più o meno ortodossa, più o meno eterodossa, l'importante è aver voglia di fare, insomma c'è spazio per tutti. Ecco, prima di lasciare la parola a Berrini per ultimo pensiero conclusivo, volevo dire che appunto il libro scritto da Alberto Berrini è distribuito in tutte le librerie, qui a Saronno in particolare nella libreria Inchiostro dell'Istituto Padre Monti, e comunque è un libro prezioso e che ci, in qualche modo ci inorgoglisce, perché è arrivato su tutti i tavoli, tra virgolette, che contano, da Mario Draghi, presidente della BCE, al ministro dell'economia Saccomanni. Anni, tra l'altro il dottor Berrini è stato invitato anche da testate giornalistiche, anche alla 7, proprio a proporre le sue teorie, che ci fa piacere, insomma sono divulgate anche proprio partendo dalla casa editrice che porta il nome di Padre Monti, anche partendo da Saronno. Ecco, lascio la parola per l'ultimo saluto al nostro autore. Ma, niente in particolare, posso assicurare per chi volesse leggerlo che è, pur non essendo banale, sembra che, mi dicono che sia scritto in modo comprensibile, quindi non bisogna aver paura di non capirlo, ecco. Certo non è un romanzo, quindi ci vuole interesse e attenzione, però nessun termine tecnico è utilizzato se non ben spiegato, ecco, per cui da questo punto di vista il messaggio, cioè quello che cerco sempre io di fare è fare comunque della formazione, perché il problema di oggi è che molti messaggi anche tramite mass media arrivano, ma in realtà uno non sa mai, non ha mai gli strumenti per capire quanto ci sia vero oppure no. Ecco, questo è uno strumento sicuramente di lettura della realtà che stiamo vivendo. Ecco, ringraziamo anche voi per l'attenzione e vi rimandiamo alla prossima pubblicazione.